cari amici, siamo forse anche un po' stanchi di dire che questo periodo non è come tutti gli altri, che il tempo che stiamo vivendo è difficile. Difficile, diverso, faticoso, sono aggettivi che ormai mettiamo dovunque. Anche questo Natale, per forza, sarà diverso. Ma non dobbiamo decidere già da adesso che sarà un Natale peggiore. Ogni Natale è un'opportunità. Un'opportunità di incontro con Dio. E sarà Natale ogni volta che facciamo esperienza di incontro con Gesù, che vuole venire a vivere dentro di noi. Anche il Natale di 2020 anni fa, il primo Natale, è stato molto diverso dalle attese. Il popolo attendeva un Messia, un liberatore, una persona che restituisse dignità e potenza a Israele. Un Messia che dovesse nascere in mezzo agli intellettuali, ai dottori del Tempio, tra i potenti della terra. Il Natale di 2020 anni fa ha deluso le aspettative. Gesù è nato in una grotta, emarginato da genitori semplici e poveri, provenienti da un paesino disperso della Galilea. Il Natale di 2020 anni fa ha deluso tanti, ma ha dato gioia, speranza, luce a tanti altri, restituendo dignità alle persone in un modo nuovo e totalmente inatteso. Questo Natale, al tempo del Covid-19, è un'opportunità per accogliere la novità del tempo. Un tempo sicuramente non pensato, non immaginato, ma non per questo meno sacro, meno favorevole o meno ricco. Noi crediamo che Dio ci accompagna sempre, ma a volte ce ne dimentichiamo e forse eventi difficili e faticosi sono occasioni propizie per capire che Dio cammina con noi nelle nostre quotidianità, nelle nostre paure e ansie del momento. Possiamo cercare di capire, scrutare e interpretare il futuro, ma poi spesso la vita è diversa da quella che ci immaginiamo, ma non per questo meno bella, meno ricca o meno avvincente. Natale vuol dire essere aperti alle novità. Quando Dio abbraccia la nostra povertà, la nostra piccolezza, se noi lo lasciamo agire e accogliamo come Maria la sua grazia, può succedere qualcosa di bello e straordinario. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, ci dice il profeta Isaia. Chissà che questo tempo di Natale, forse perché vissuto nell'intimità della famiglia, lontano da tante distrazioni, lontano da tanti contorni, magari belli ma non indispensabili, possa essere l'occasione per cogliere luce e bellezza nelle persone che ci circondano. Cogliere la luce ed essere luce per gli altri in questo tempo di buio è la missione del cristiano. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che sia luce per noi e che ci indichi la strada. Nell'oscurità non è necessario essere lampade accecanti che impediscono di trovare la strada,
ma piuttosto dei piccoli lumini che indicano e accompagnano chi è nel buio più totale. Auguri a tutti voi, alle vostre famiglie e in particolare a coloro che hanno vissuto o vivono tempi oscuri, a coloro che hanno sofferto o soffrono gli effetti diretti o indiretti del Covid, alle persone sole, a tutti coloro che hanno bisogno di luce e calore, perché noi stessi, intermediari della luce vera di Gesù, possiamo essere affetto, calore e gioia. Accogliamo Gesù che non aspetta altro di riempire la nostra vita. Buon Natale!